Buonasera a tutti e ben ritrovati, sta per iniziare una nuova puntata di Prometeo e oggi sono tantissime veramente le notizie. In primo piano la condizione meteorologica del nostro paese, perché ieri è stata una giornata difficile con nubifragi su gran parte del centro-sud, quindi vi daremo tutte le notizie per i prossimi giorni. Abbiamo anche tanto altro in scaletta, anticipa tutto il nostro sommario. Si allontana verso est la perturbazione atlantica che ieri ha causato forti temporali al centro-sud. Domani tempo buono su gran parte della nostra penisola, eccetto della nuvolosità più compatta al nord. Possibile nuovo guasto del tempo durante il fine settimana. È stato inaugurato in Sardegna il Sardinia Radio Telescope, più grande d'Europa, alto circa 70 metri, con un'antenna di 64 metri di diametro, il radiotelescopio è pronto a lanciare i suoi messaggi nello spazio profondo, cercando oggetti lontanissimi e mai visti prima. Il rapporto tra uomo e cibo nasce nel cervello, una rete di neuroni che determina bulimia e anoressia. Quando la rete è attiva siamo invogliati a consumare cibi molto calorici, anche se siamo sazi, mentre quando è spenta ignoriamo il cibo anche se affamati. Un terzo del cibo mondiale va perduto. Secondo il nuovo rapporto FAO, i costi economici diretti sono di 750 miliardi di dollari l'anno, ma gli sprechi alimentari gravano anche su clima, risorse idriche, suolo e biodiversità. E ovviamente la meteorologia in primo piano. Vado subito a collegarmi con il nostro meteorologo di questa sera, Nikos Chiodetto, che mi dicono ha cambiato cravatta. Buonasera Nikos. Ciao Matteo, sì, quest'oggi ho rifatto l'abbigliamento. Stai benissimo con il rosso. Allora, io partirei proprio da quello che è successo ieri al centro-sud con forti rovesci, temporali, addirittura grandinate e poi un cenno per i nostri telespettatori al possibile miglioramento. A te Nikos. Eh sì, perché la perturbazione atlantica ieri ha insistito proprio sulle regioni centro-meridionali, come hai ben detto te, con forti temporali, raffiche di vento e anche grandinate. Possiamo vedere infatti con l'aiuto del video, guardate, numerosi nubifragi, gli allagamenti che hanno insistito proprio sul Basso Lazio con disagi per gli automobilisti. Nel Romano caduti fino a 70 mm di pioggia in poche ore, accumuli fino anche a 100 mm invece in provincia di Frosinone, ma le precipitazioni hanno interessato diffusamente anche l'Umbria e le Marche con numerosi disagi a Terni e ad Ascoli. Mareggiate, come possiamo vedere, lungo la costa campana, mentre gravi danni a un capannone sono stati segnalati a Capo d'Orlando nel Messinese a causa di una possibile tromba d'aria. Fortunatamente comunque in queste ore la situazione va migliorando, lo possiamo ben vedere con l'aiuto del satellite, guardate i cieli generalmente sereni o al più poco nuvolosi sulla nostra penisola. Va infatti velocemente allontanandosi verso Levante questa ampia circolazione depressionaria che proprio ieri ha portato i temporali al centro-sud. Alta pressione che tenta di impossessarsi del Mediterraneo centro-occidentale con tempo più stabile, bel tempo anche sulla Germania e sul sud della penisola scandinava, però guardate queste nuove perturbazioni stanno continuando a premere dall'Atlantico e proprio durante il weekend potranno nuovamente interessare le nostre regioni, ma dopo vedremo tutti i dettagli. Intanto concentriamoci sulla giornata di domani perché vedrà ancora tempo variabile sul nord Italia, guardate i cieli che saranno generalmente sereni o al più poco nuvolosi, qualche nube in più attenzione interesserà i settori alpini e le alte pianure, in particolar modo della Lombardia, della Liguria, ma anche l'alta Lombardia. Proprio in questa zona non è escluso anche qualche debole rovescio di pioggia, ma si tratterà veramente di fenomeni brevi e isolati. Le temperature saranno ancora piuttosto fresche, con valori non oltre i 20-22 gradi per venti che saranno orientali, quindi dai Balcani. Cosa succederà al centro Italia? Perché la situazione migliorerà nettamente, guardate i cieli che saranno anche qui generalmente soleggiati, poi durante il pomeriggio vi sarà un po' di variabilità, in particolar modo sulle zone interne adriatiche, ma anche i litorali, comunque sarà basso il rischio di pioggia, a parte appunto qualche sporadico piovasco che potrà interessare le zone interne di Abruzzo, Molise e così come del Lazio. Al sud Italia un netto miglioramento anche qui, guardate condizioni anticicloniche, i cieli ben soleggiati sulla Puglia e sul versante ionico, mentre ancora qualche addensamento interesserà le zone più interne della parte tirrenica, in particolar modo la Calabria, dove non è esclusa ancora qualche goccia di pioggia. Le temperature piuttosto fresche, guardate valori non oltre i 23-24 gradi per venti che saranno ancora moderati da nord. Infine le due isole maggiori, una giornata che vedrà ancora un po' di instabilità, specialmente durante il pomeriggio sulla Sicilia orientale, bel tempo invece altrove, anche sulla Sardegna la giornata sarà gradevole con temperature fino a 26-27 gradi. Ecco Nikos, nello scorso weekend abbiamo sperimentato una sferzata autunnale, ma ci sono zone in Europa che stanno già sperimentando temperature invernali, riesci a dirci quali?
Eh sì, proprio così. Nei giorni scorsi si pensa sono caduti anche i primi fiocchi di neve sulla città di Mosca, con temperature localmente anche al di sotto dello zero. Possiamo ben vedere come l'affondo freddo continuerà anche nei prossimi giorni. Qui sono le temperature minime riferite alla giornata di domani. Guardate, valori non oltre i 2-3 gradi su buona parte dei paesi centro-orientali, così come anche la Russia europea. Nella giornata di giovedì la situazione non migliorerà, perché farà ancora gran freddo durante la notte su tutte queste nazioni, fino all'Austria e alla Germania, quindi fino alle porte dell'Italia. Da noi invece l'arco alpino ci proteggerà con temperature minime intorno ai 10-15 gradi. Più mite invece, guardate, sull'Inghilterra, sulla Francia e la penisola iberica, grazie alle correnti atlantiche, qui con valori minimi che non scenderanno al di sotto dei 13 gradi. Ieri è stata una giornata molto importante per la Sardegna, ma anche per tutto il nostro territorio nazionale, perché è stato inaugurato in provincia di Cagliari il più grande radiotelescopio d'Europa. Ecco, vedete qui i dati: addirittura un'altezza di 70 metri, un diametro d'antenna di 64 metri, peso totale 3.000 tonnellate, ovviamente tonnellate di acciaio. E siamo pronti per parlare di questo gioiello tecnologico con il professor Giovanni Bignami, presidente dell'INAF, Istituto Nazionale di Astrofisica. Buonasera, professor Bignami. Buonasera a lei e a tutti gli ascoltatori. Allora, da dove nasce l'esigenza di costruire questo gioiello tecnologico, il più grande radiotelescopio d'Europa? L'Italia ha una eccellente tradizione in astrofisica, in particolare in radioastronomia. E allora, tutti insieme, finanziati dal MIUR, dal Ministero dell'Università e della Ricerca, abbiamo immaginato e costruito questo oggetto. Ci sono voluti 15 anni e 60 milioni, un'impresa per noi enorme, che adesso però è un gioiello lì da vedere. Sono appunto, come diceva lei, 3.000 tonnellate, grandi come un incrociatore, ma punta con la precisione di un microscopio e si muove come un orologio svizzero. È uno spettacolo da vedere. Ecco, quali sono gli obiettivi nei prossimi anni, gli obiettivi di ricerca per questo radiotelescopio? Astronomia a tutto campo, cioè a partire dal fondo del cielo, cioè andare a esplorare l'universo appena nato, gli oggetti più lontani che non ha mai visto nessuno, fino però anche vicino a noi, per esempio nelle nuvole interstellari nella nostra galassia, vedere se ci sono delle grandi molecole organiche che potrebbero essere addirittura precursori della vita, e poi buchi neri, stelle di neutroni, tutti gli oggetti più interessanti del cielo verranno visti con una profondità mai vista finora. Ecco, di che distanze parliamo come invio di segnali? Allora, il fondo del cielo è a 13,67 miliardi di anni luce da noi, ed è perciò lo più lontano che c'è al cosmo, e anche il più antico o il più giovane, diciamo. Dopodiché invece nell'interno della nostra galassia parliamo di una scala di centinaia di migliaia di anni luce, fino però alle stelle più vicine a noi, che sono soltanto a qualche anno luce, due o tre, dove però abbiamo già scoperto dei pianeti potenzialmente abitabili e dove potrebbe nascondersi ET, anzi cerchiamo di mandargli dei segnali. Ecco, noi inviamo segnali, ma questo radiotelescopio potrà anche riceverli, quindi le chiedo che tipo di segnali invia il cosmo in questo caso? Allora, per adesso abbiamo un concorso, non un concorso, un invito alla gente a mandare dei segnali, quello che loro vorrebbero mandare in cielo. Ed è fantastico vedere come risponde la gente che scrive: aiuto, la Terra è un pianeta bellissimo ma è abitata dall'uomo che la sta rovinando, per esempio. E poi lo traduce anche in inglese, perché non si sa bene che lingua parlino su quella stella lì, e abbiamo già migliaia. Perfetto. Ascolti, io la ringrazio, professor Bignami, di questo intervento. So che è in viaggio, quindi le auguro buon viaggio. Grazie della disponibilità, buon lavoro e complimenti. Grazie a lei.
E adesso passiamo alla cronaca italiana, quindi andiamo nel comune di Cortina d'Ampezzo perché questa mattina la gente si è svegliata con un boato, un'enorme parete rocciosa larga circa 300 metri per un'altezza di 400 metri, si è staccata da Croda Marcora nel gruppo del Sorapis nel comune appunto di Cortina. Il distacco è avvenuto ad un'altezza di 3150 metri, sono ovviamente in corso ricognizioni sul luogo da parte degli uomini del soccorso alpino. L'ipotesi più probabile nel distaccamento di questa frana sono le sollecitazioni esercitate sulla roccia dal continuo dilatarsi e restringersi causato dalle variazioni di temperatura. Il fenomeno si chiama termoclastismo, ha spiegato il geologo Scarascia Mugnozza. Con l'aiuto del nostro iPad voglio mostrarvi meglio la zona del distaccamento di questa frana. Quindi partiamo dalle regioni nord-orientali, andiamo a Cortina d'Ampezzo, siamo quindi in Veneto, ci avviciniamo proprio alla zona dell'Ampezzano e guardate, tra Cortina d'Ampezzo e San Vito di Cadore c'è questo gruppo di montagne molto bello, questo è il gruppo del Sorapis, quello che vi sto indicando, addirittura questo è il lago, questo piccolino che si vede, il lago di Sorapis, e queste sono le montagne che superano addirittura i 3000 metri. Siamo quindi a est di Cortina d'Ampezzo e vicino a San Vito di Cadore. Adesso cambiamo totalmente argomento e parliamo di Pakistan. Ovviamente ricorderete il terremoto fortissimo che ha sconvolto la zona la settimana scorsa. Ci sono arrivate nuove foto dell'isola, foto della NASA veramente eccezionali. Intanto vi ricordo anche il bilancio, 375 morti e oltre 800 feriti, un totale di 185.000 persone e 37.000 famiglie sono state affette dal disastroso sisma. Ma ha destato moltissima curiosità la formazione della nuova isola nel Mar d'Arabia a sud del Pakistan. La settimana scorsa abbiamo sentito gli esperti dell'NGV che ipotizzano la scomparsa dell'isola entro breve tempo, ma intanto sono arrivate le immagini della NASA che vi sto per mostrare. Quindi chiedo alla regia se possiamo vedere le foto. Eccole qui, la prima foto ci mostra nel Mar d'Arabia a sud del Pakistan, guardate la piccola isoletta. Ne abbiamo un'altra foto con l'ingrandimento, eccola qui, destinata, come abbiamo sentito la settimana scorsa dagli esperti dell'NGV, a riemergere nel giro di poche settimane. Sicuramente monitoreremo questa situazione. Cambiamo argomento e parliamo di alimentazione, perché è uscita una nuova ricerca. Il mangiare troppo o troppo poco dipende solo dal cervello. Gli scienziati hanno scoperto la rete dei neuroni che potrebbe essere alla base dei disturbi alimentari. Ci spiega tutto il prossimo servizio. L'uomo è ciò che mangia, diceva il filosofo tedesco Feuerbach. Le ultime evidenze scientifiche dimostrano infatti come il rapporto tra uomo e cibo si sviluppi nel cervello. Secondo i ricercatori dell'Università del North Carolina, la rete dei neuroni che regolano l'interesse per il cibo e che è la base di bulimia e anoressia si trova in una regione del cervello nota come nucleo del letto della stria terminale. Proprio in questa zona le cellule nervose si attivano quando mangiamo e inibiscono l'ipotalamo laterale, che è a capo di alcune funzioni primarie come l'alimentazione. I ricercatori sono riusciti ad individuare la centralina nervosa in topi di laboratorio geneticamente modificati. In essi sono state inserite all'interno del cervello fibre ottiche in grado di emettere luce per far attivare artificialmente i neuroni. Il risultato? Quando la centralina è attiva, nell'ipotalamo si spengono i neuroni glutammatergici, favorendo il consumo di cibi molto calorici anche se si è sazi, mentre quando è spenta si ignora il cibo anche se affamati. Lo studio, che dimostra come l'obesità e gli altri disturbi alimentari abbiano una base neurologica, non solo potrebbe aiutare a sviluppare terapie contro i disordini alimentari, ma potrebbe aiutare anche a regolare qualsiasi attività cellulare di una specifica regione del cervello. Parliamo di aria pulita e per farlo dobbiamo andare addirittura a New York, perché la Grande Mela è in controtendenza globale. La metropoli dai grattacieli oggi respira decisamente meglio rispetto a 50 anni fa. Il sindaco Michael Bloomberg ha trionfalmente annunciato dati secondo cui l'aria della città è oggi pulita come mai lo era stata nell'ultimo mezzo secolo. Per la Big Apple la svolta verde è arrivata quando l'amministrazione Bloomberg, che già aveva imposto ai newyorkesi il divieto di fumo nei luoghi pubblici, ha introdotto modifiche obbligatorie ai sistemi di riscaldamento cittadini.
Il cambio delle normative ha permesso di salvare centinaia di vite umane all'anno, ha detto il sindaco. Il programma CleanEat municipale ha costretto i grandi palazzi della città a passare dal gasolio inquinante al metano. In questo modo le polveri sottili nell'aria sono state ridotte del 23% in 4 anni, con impatti ancora più impressionanti sulle emissioni di biossido di zolfo. È il momento di tornare in Italia, addirittura nei nostri studi, perché c'è il nostro meteorologo Nico Secchio, detto che è collegato per parlarci di maltempo estremo in Australia. Allora Nico, se ieri abbiamo parlato del tifone che ha colpito il Vietnam, andiamo quindi più a sud, nell'emisfero meridionale, a parlare di quello che è successo a Melbourne. Sì, proprio così, perché durante la notte un'ondata di maltempo ha interessato tutto il sud dell'Australia, in particolar modo le zone di Melbourne. Possiamo vedere infatti con l'aiuto del video eloquente le raffiche di vento che hanno superato i 140 km orari, abbattendo linee elettriche e danneggiando moltissime case. I media locali riportano di circa 35.000 abitanti rimasti senza energia elettrica. Una situazione di maltempo veramente eccezionale, che non si registrava di tale intensità da almeno 5 anni in queste zone. Non sono state nemmeno risparmiate le automobili, come avete potuto vedere dal video, a causa dell'abbattimento di alberi di grandi dimensioni. Fortunatamente non si contano però persone gravemente ferite. Le temperature inoltre sono crollate in queste zone anche di 10 gradi. Il maltempo in queste zone, le piogge continueranno fino alla giornata di domani, poi fortunatamente il tempo migliorerà su tutto il sud dell'Australia. A causa del maltempo i nostri Meteo Warriors ieri si sono scatenati con le loro foto, ovviamente ringraziamo tutti e invitiamo a condividere il materiale sulle nostre pagine di Facebook. Nella terza parte della trasmissione vi spiegherò esattamente come fare, ma novità di questa stagione, potete anche lasciare un audiomessaggio o addirittura scriverci su WhatsApp al numero che vedete, 328-802-8003, e Ilaria Cesanelli risponderà a tutti i vostri perché. Adesso qualche secondo di pubblicità, ma tra poco torniamo con un doveroso approfondimento sugli sprechi alimentari. Non andate via. L'ultimo rapporto della FAO dice che ogni anno vengono sprecati oltre 1 miliardo di tonnellate di cibo. Ne era a conoscenza? No. Sì, lo sapeva, però noi che possiamo fare? No, però ci credo.